È stato un lavoro complesso, frutto di una lunga programmazione che ha visto scendere in campo tre diverse realtà per il finanziamento, GAL, Regione, Comune. In una cerimonia partecipatissima è stata inaugurata a Fossato di Vico Piazza Sant'Ambroa, alla presenza delle istituzioni civile e religiose e dei cittadini di ogni età che ora possono tornare a beneficiare di uno spazio di incontro, di socialità e di gioco. Grande soddisfazione perché siamo riusciti comunque a realizzare l'opera, a realizzarla in tempi brevi rispetto a quello che si era prospettato, e abbiamo restituito alla cittadinanza una piazza che è la piazza principale che si può godere in sicurezza. Dico in sicurezza perché l'area dei giochi, che prima diciamo era pericolosa perché dava direttamente sul fosso, è stata messa in sicurezza attraverso una recinzione, perché i giochi sono giochi inclusivi e soprattutto giochi che fanno sperimentare bambini e hanno un senso educativo differente rispetto agli altri giochi. È stata riqualificata anche la fontana, che era stata realizzata nel 2001 e ormai non soddisfaceva più gli standard di sicurezza, e ormai vetusta. E poi l'intero verde, che è stato ampliato e può essere goduto maggiormente da chi usufruisce della piazza. Le migliorie, che più in generale hanno interessato l'intera zona che conduce alla stazione, riguardano anche la parte strutturale della piazza, tale ora da poter ospitare grandi eventi come quello in programma per giovedì 29 luglio, il concerto di Gaia per suoni controvento. Ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato e che hanno realizzato effettivamente lavori, perché hanno fatto tutto in maniera molto veloce. Un ringraziamento anche ai dipendenti del comune che hanno seguito la fase della progettazione, e in particolare all'assessore lavori pubblici Luca Crippa, che anche lui insieme al progettista e al direttore dei lavori ha seguito i lavori per la realizzazione della piazza, mettendo a punto e coordinando tutti per far sì che poi venissero rispettati i tempi che ci eravamo dati. Di sicuro un ottimo intervento che dota la comunità di Fossato di Vico di uno spazio per poter vivere collettivamente dei momenti piacevoli. La piazza è sempre un luogo di incontro, un crocevia, e quindi vedo che il lavoro che è stato fatto è indubbiamente un lavoro di pregio, e quindi il comune di Fossato di Vico da oggi ha un ulteriore spazio qualificato e qualificante al servizio della comunità. Quindi un bel giorno e un bel momento credo per la comunità di Fossato.